Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Il colpo d'occhio della sala del centro polifunzionale di Casumaro, gremita da oltre 800 soci per la cena degli auguri di Banca Centro Emilia, è veramente suggestivo. Questo, come evidenziano dallo staff della banca, è un segnale positivo per l'istituto di credito locale, perché significa a sostegno della banca una fidelizzazione sempre maggiore e il costante numero dei soci, arrivati a quasi 8.000, lo conferma. Due elementi hanno caratterizzato la serata e sono i numeri elencati dal direttore generale della banca Giovanni Govoni del bilancio che si sta concretizzando in questi ultimi scampoli d'anno, evidenziano uno stato di salute della banca invidiabile, tanto da invitare i clienti e potenziali clienti a servizi dei servizi della banca, portando nelle casse di essa i loro risparmi. Siate accorti e pensate bene dove portate i vostri soldi. Se li portate qui siete sicuri perché i numeri della banca li avete visti e quei soldi vengono reinvestiti su questo territorio. Portarli altrove oggi vuol dire correre grossi rischi. Aggiungo, le banche reti che si fanno particolarmente belle sicuramente quei soldi li portano altrove e non su questi territori. Buoni evidenziava tra i tanti numeri positivi due situazioni. Il CET Radio, che misura lo stato di salute degli istituti bancari, che dagli organi di controllo bancari è fissato al 10,5%. Banca Centro Emilia fissa questo dato al 16,5%, quindi abbondantemente superiore al minimo fissato dagli organi di controllo. Poi Govoni conta le stelline. Abbiamo preso diverse banche di credito cooperativo e anche un'altra banca locale, quindi ci confrontiamo con delle banche locali. Dalla rivista Altro Consumo Finanza ad un paniere di banche del territorio e locali, periodico che, come evidenzia Govoni, non è certamente amico delle banche, essendo un organo di informazione dei consumatori, pertanto attendibile. E questi indica la bontà di una banca tramite l'assegnazione di stellini, e più sono e più giudizio è positivo. Govoni, soddisfatto, conta ben 4 stelline per BCE e solo 2 per una diretta concorrente sul territorio. Poi, a metà della serata, è arrivato il momento clou, con la premiazione di 26 superstudenti, soci e figli di soci, dai voti superiori alla media, ai quali è stato assegnato dal presidente della banca Giuseppe Accorsi un premio di ben 12.400 euro per i loro meriti. Un momento importante perché, incalzati dalla domanda del presidente, si è potuto capire quali sono le aspettative e sogni dei giovani del territorio, che, a giudicare dalle risposte, hanno già ben salda la testa sulle spalle. Sentiamo ora il presidente Accorsi al nostro microfono, intervistato da Marco Rabboni per Taccuino Centese Web TV. Siamo insieme al presidente Giuseppe Accorsi della Banca Centro Emilia, siamo al termine della cena degli auguri, possiamo dire, degli auguri. Presidente, ogni anno però è diverso, si può dire. Si può dire, è diverso.
È diverso, però voglio dire, lo scopo e la motivazione è sempre quella, cioè la cena degli auguri per noi è un'occasione intanto per incontrare i soci delle varie zone. Questa sera l'abbiamo fatta qui a Casumaro per le zone della sede storica della banca, la settimana prossima la faremo a Comacchio, dove naturalmente abbiamo delle filiali in evoluzione. È l'occasione per trovarci, ma soprattutto ormai da 10 anni è l'occasione per premiare i migliori ragazzi, figli dei nostri soci, che hanno raggiunto dei traguardi nel campo scolastico, cioè diplomi di scuola media superiore, laurea di primo livello e le specializzazioni. E fa anche piacere, come questa sera, vedere che i ragazzi che hanno già una laurea, per esempio, sono tutti a lavorare, che posso dire è quasi un'eccezione proprio in questo momento, perché con la disoccupazione rispetto agli anni scorsi è proprio... fa molto piacere, e penso che non sia perché sono figli dei nostri soci, è così perché è così, e sono stati tutti anni felici. Io credo che sia per noi anche un motivo di orgoglio, in modo, nel senso di dire che sì, è la festa degli auguri, ma è anche una festa per presentarci e per rendere conto a chi ci ha dato fiducia, e quindi appunto manifestare anche questa nostra vicinanza nel contesto civile in cui andiamo a lavorare. Quindi il contesto in cui siamo alla banca è un contesto sociale, diciamo così, buono, anche perché abbiamo visto dalla presentazione dei ragazzi che, a parte le lodi che quasi tutti i ragazzi hanno dimostrato, c'è anche ragazzi che fanno delle attività importanti come i ricercatori, che in Italia, come lei ha sottolineato. Sì, ma certamente, il futuro sta lì, non sta certamente in quelli come me che hanno 70 anni, anche se qualche consiglio ci permettiamo ancora di darlo. Il futuro sta lì, e il futuro della banca è legato a questi, alcuni di questi, come avete sentito, sono già anche soci della banca, ben vengano. Vuol dire, a un certo punto mandateci, rottamateci come oggi un po' di moto, mandateci fuori un po' dalle scatole e prendete voi le leve del comando, che fa solo piacere. Ecco, Presidente, per concludere, oltre alla parte, diciamo così, sociale, politica della banca, si è parlato anche di numeri, come un attimino accennato, e i numeri sono buoni. Buoni. I numeri sono favorevoli. I giudizi che vi hanno dato alla stampa sull'operatività della nostra banca sono numeri importanti. Abbiamo avuto 4 stelle l'anno passato, e non è che l'abbiamo sollecitati noi. Altro Consumo lavora per affari suoi e dà le valutazioni secondo un criterio che loro. Aver avuto il massimo dei voti sicuramente fa piacere, perché alla fine, certo, dall'alto si scende solo, ma io spero di poter continuare a mantenermi a questi livelli e quindi dare soddisfazione a noi stessi, oltre che ai nostri soci e ai nostri clienti che frequentano la banca. Per chiudere, Presidente, un auspicio per il prossimo anno, che è quasi alle porte? Il prossimo anno il mio auspicio è che si trovi un po' di pace sociale, questo è fondamentale. I personalismi che oggi invadono la politica sono assolutamente inutili e deleteri. Bisogna trovare un po' di pace sociale e tutti assieme lavorare, imboccarci le macchine per il futuro. Io ho un nipotino di 7 mesi, viva Dio, fra 30 anni mi toccherà anche morire, ma spero che a quel punto, voglio dire, lui che avrà 30 anni e 7 mesi abbia già, veda davanti, gli possa lasciare qualcosa di concreto. Questo abbiamo bisogno, il resto non conta niente, il resto è tutto superfluo, i personalismi sono assolutamente inutili, deleteri, creano solo danni alla società. La parola che va di moda è umiltà. Sì, ma non bisogna essere umili, perché invece bisogna essere orgogliosi di quello che si fa e ricordarsi che i cimiteri sono pieni di gente indispensabile, non necessaria, indispensabile. Quindi...